tutto in 180 minuti. Si decide tra oggi e domenica l'ultima partecipante alla Serie A femminile eBay per la prossima stagione. Ternana Women contro Napoli, Moreno Gubbiotti di Narni. Ancora Fuser Poli, pronta ad andare con il destro, verosimilmente ad uscire. Traiettoria disegnata all'interno dell'area piccola, pallone che si impenna, arriva poi la deviazione Bacic, che deve superarsi per evitare il vantaggio della Ternana. Ad accarezzare l'idea di portarsi in vantaggio, Di Marino alza la testa, vede il movimento di Dele Stala ad attaccare la profondità, la spagnola la fa rimbalzare una volta e poi calcia non trovando lo specchio, ma opportunità al minuto 16. Sul destro di Elisa Dele Stala. Era in traiettoria Gioc, che osserva il pallone a limitare il pericolo. Gallazzi, palla morbida, colpo di testa da parte di Pettenuzzo che sbuca dal nulla e al 31esimo è avanti il Napoli. Se la Ternana in avvio aveva dimostrato la sua pericolosità sulle palle inattive, qui distrazione piuttosto grave della formazione di Melillo. Tutti a preoccuparsi dentro l'area di Di Marino, di Mauri, di Dele Stala. Resta a guardare Di Crescio. Pettenuzzo taglia davanti, deviazione vincente. E il Napoli che la sblocca con la deviazione. All'indietro per Quazzi, che ora vedremo quella che sarà la reazione, soprattutto caratteriale, delle ragazze di Melillo, con il Napoli che invece prova a sfruttare subito in contropiede. Il tocco per Kmielinski, grande palla dentro della tedesca, diagonale e salvataggio super da parte di Gioc sul tentativo di Banusic. Gli spazi che si vengono a creare qua, grande giocata di Kmielinski, è costretto un po' a defilarsi col primo controllo Banusic, ma riesce comunque a tenerla bassa, ad angolarla, e ci vuole un super intervento del portiere. Napoli che prova a far male un'altra volta con la battuta, sempre sul secondo palo e sempre per Pettenuzzo che sbuca alle spalle questa volta di Labate. C'è sicuramente qualcosa da correggere. Pirone prova a scattare, fermata in qualche maniera, contenuta da Di Marino, ancora Pirone, mentre ha ripreso a piovere, la mette in mezzo per la deviazione che si perde fuori, si muove davanti a sé, ancora l'ex Roma vuole tenerla, perdendo probabilmente un paio di tempi di gioco. Ternana che era sbilanciata, Kobayashi poi va da fuori, palla che rimbalza davanti a Gioc, costretta a salvarsi come viene in calcio d'angolo. Di nuovo le ragazze di Biagioseno dentro l'area di rigore, sulla battuta morbida verso il primo palo di Banusic. Ha provato a intervenire Di Marino, palla che termina sul fondo. Io credo che se si va avanti così tra poco l'arbitro interromperà il gioco, perché sta diventando davvero improponibile la situazione. Intanto cross, ancora una volta diventa un tiro, ci ha provato Fuser Poli, l'ha dovuta alzare oltre la traversa Bacic per cercare di difendere palla. Qui ancora prova a ripartire la squadra di Seno con il tentativo di cross e la parata super di Ghiocchia che ci mette il volto. Qui il Napoli che viene fuori molto agevolmente, sono lontanissimi, ne parte una Ternana lunga, eccessivamente lunga, ma che qui riconquista palla con l'Abate che ha tanto spazio da sfruttare dentro Tarantino e poi la palla che termina in rete. Ha pareggiato la Ternana, è diventato un tiro quello di Labate. Bacic non se l'aspettava e nella maniera più inaspettata, più imprevedibile, viene pareggiato il computo, viene pareggiato il risultato, tutta la panchina in campo. Qui il break dopo la palla persa in uscita, questa volta dal Napoli, si muove Tarantino, si muove Pirone e qui Bacic fa un errore di valutazione clamoroso, perché diventa un tiro, diventa un tiro, va dritto per dritto l'Abate e dunque la pareggia la Ternana, 19 dalla fine.
sarà Kobayashi, andrà con la soluzione a rientrare con il sinistro, diretta verso la porta, ci mette le mani Ghiac, ancora Kobayashi, prova a rientrare sul suo piede preferito, palla che arriva sul secondo palo, e deviazione vincente sotto misura da parte di Di Marino, che riporta avanti il Napoli nel secondo dei tre di recupero. Di Crescio sta cercando lumi, sta soprattutto chiedendo spiegazioni all'assistente che ha tenuto la bandierina giù. Andiamo a rivedere, questo è il secondo cross di Kobayashi, c'è Di Marino che parte alle spalle di tutte e trova con il sinistro la deviazione di controbalzo che non dà scampo a Ghioc. Cerca il palleggio Fusarpoli, poi Wagner, c'è stato fallo di mano e il tiro era stato comunque ribattuto, fischia tre volte Adriano, passa il Napoli che spugna il Moreno Gobbiotti,